Una sconfitta amara per la campionessa Gloria Peritore nel suo secondo incontro nelle arti marziali miste, quello di sabato 10 novembre al Palaflora di Pordenone, match finito per submission alla prima ripresa in favore dell'avversaria Giorgia Chinello, ma forse un po' troppo avventato l'intervento dell'arbitro. Questo match era molto rischioso per me perché comunque ho un background come kickboxer, come ben sapete, e mi sono cimentata nella lotta, mi sono allenata tanto, quindi non è che non mi sentissi pronta, però il match di MMA è sempre rischioso. L'avversaria è stata molto brava, molto veloce a portare subito Gloria a terra. In realtà, diciamo, l'unica cosa su cui avrei da recriminare è il fatto che lo stop è stato dato molto velocemente quando Gloria non aveva preso quasi nessun colpo. Probabilmente gli arbitri italiani ancora non sono così preparati nel gestire le MMA, dove si sa che può succedere qualsiasi cosa. Da un ground and pound ci si può rialzare, si può ribaltare completamente la situazione con un gesto atletico, con un gesto tecnico. Il passaggio alle arti marziali miste, come mai? Faccio fondamentalmente tutti, cioè sia la kickboxing che tutti gli altri sport per passione. Non mi fa paura mettermi in gioco, come vedi vinco e perdo, però mi sento viva, mi piace la sfida e le MMA ovviamente sono, diciamo, l'apice di questi sport. L'idea è quella di dedicarsi prevalentemente alle MMA, che sono uno sport in forte crescita, che offre degli sbocchi internazionali in promotion importanti. Gloria si sta divertendo a lottare, lo sport è anche un gioco e per tale bisogna prenderlo, dobbiamo fare ciò che ci diverte. Però devo dire che il passaggio non è che debba essere definitivo. Se ci capitassero delle occasioni nel K1, nella Thai Box, importanti o semplicemente per fare qualche match, io credo che saremo disponibili a farle. Una cosa è certa, per fermare Gloria ci vuole ben altro e non ci sono dubbi che rivedremo presto combattere The Shadow Peritore, la licatese di Firenze, impegnata anche nel sociale. Proseguono infatti gli incontri di Donne in Guardia, il progetto nato da un'idea della presidente della Commissione Sport del quartiere 4, Barbara Pellica. Non si parla semplicemente di imparare alcune tecniche, alcune mosse, il che sarebbe impossibile nei 10-12 incontri che abbiamo fissato. Si tratta di imparare a prendersi cura di se stessi, imparare ad amare il proprio corpo, rafforzarsi psicologicamente, imparare la cultura del miglioramento giorno per giorno, del superamento dei propri limiti. È qualcosa che va molto al di là dello sport. L'incontro che venne fatto al Buontalenti l'anno scorso fu molto significativo perché molte ragazze tirarono fuori i loro problemi, ci contattarono, si misero in contatto soprattutto con Gloria, da altra donna, per chiedere aiuto. Sono situazioni molto delicate. La cosa che mi ha toccato è che in queste ragazze mi sono rivista. Se sono madrina di questo progetto non è a caso, ma è anche a causa di vicissitudine che ho superato grazie al mio sport. Grazie allo sport in generale, non solo la kickboxing. Poi il risvolto positivo è che ho rivisto queste ragazze, una in particolare poi c'è stata all'ultimo incontro, aveva un'altra faccia, io sono stata veramente felice di questo. E questo Donne in Guardia. Se noi riusciamo a trasmettere un messaggio alle nuove generazioni, agli adolescenti che magari possono vivere dei rapporti di coppia patologici senza rendersene conto, allora mettiamo un fermo importante, diamo un messaggio importante affinché degli episodi violenti non si verifichino.